visto che è arrivato questo bello Switch 48 porte HP, in realtà è Aruba, ma HP ha acquisito Aruba Networking, stavo per registrare un video in cui vi mostravo come si configurava e quali erano le sue funzionalità e caratteristiche, essendo uno Switch Management, ma mi sono reso conto mentre registravo che prima di farvi vedere come si configura e come funziona è necessario che vediamo alcuni concetti come l'STP, l'RSTP, il Loop Protection, diverse altre funzionalità. Quindi vediamo un attimo prima teoricamente cosa sono questi concetti, per cui prendiamo un bel pezzo di carta, vi faccio un attimo vedere teoricamente alcuni concetti. In una topologia di rete standard troviamo una situazione come questa, in cui abbiamo quattro switch, ad esempio, configurati in cascata, quindi connessi mediante un cavo di rete uno con l'altro. Questa è la situazione, diciamo, peggiore che possiamo trovare, perché la rottura di un singolo cavo come questo comporta la mancanza totale dello switch C e D nella rete. Quindi solitamente troviamo in realtà una topologia di rete fatta a stella, come ad esempio uno switch A, B e C connessi tra di essi mediante un cavo di rete. Utilizzando degli switch management come quello che vi ho fatto vedere prima, abbiamo la possibilità di utilizzare un protocollo chiamato STP, Spanning Tree Protocol. Questo protocollo, che esiste in varie versioni, alcune di esse proprietarie Cisco, esiste ad esempio standard oppure RSTP, che non è altro che la versione aggiornata dell'STP più veloce nel failover. Ora vi spiego cos'è. Abilitando l'STP su tutti gli switch della nostra rete, siamo in grado di poter creare una rete completamente ridondante, quindi potremo collegare lo switch B e C mediante un altro cavo di rete. Se noi facessimo questa operazione utilizzando switch normali, si creerebbe un loop. Mettiamo ad esempio che qui un PC invii un pacchetto al switch B, debba arrivare il pacchetto a questo computer nella rete. Lui, non conoscendo questo MAC address, come prima cosa invierà un segnale allo switch C. Lo switch C, conoscendo la destinazione, invierà il pacchetto al PC di destinazione o al dispositivo di destinazione. Ma allo stesso tempo lo switch B invierà un pacchetto anche allo switch A, che, non conoscendo questa destinazione, a sua volta lo invierà allo switch C. Quando arriverà il pacchetto per la seconda volta allo switch C, lui dirà: ma io già conosco questo MAC address, io ho già inviato un pacchetto, quindi rinvia indietro l'informazione e si crea un loop infinito in cui tutti i switch creeranno n pacchetti fino ad arrivare al collasso totale della rete. Solitamente, quando succede questa cosa, non basta neanche staccare il cavo di rete che causa questo loop, perché i switch nel 99% dei casi vanno completamente in panne e quindi bisogna addirittura riavviare completamente la rete. Utilizzando il protocollo STP o RSTP, che non è altro, come vi dicevo, la versione più veloce, abilitandolo in tutti gli switch, loro eleggeranno come prima cosa uno switch master, uno switch root, un re. In base a cosa lo eleggono? Allora, ogni switch, quando lo attivate la prima volta, ha un bridge ID. Questo bridge ID, che di default è 32.768, andrà sommato al MAC address dello switch. Chi ha il numero, il risultato di questa somma minore, verrà eletto come re. Ok, quindi voi potete o nella pagina di configurazione andare ad abbassare questo valore se volete decidere voi chi è lo switch master, oppure semplicemente mettere come switch master il MAC address più basso. Quindi in questo caso ipotizziamo che lo switch A assegnerò un bridge ID più basso oppure ha già il MAC address più basso, lui verrà nominato come root. Ok, quindi questi saranno non root. Quindi lo switch A utilizzerà questo cavo come cavo di collegamento primario, questo cavo come cavo di collegamento primario e questo cavo verrà completamente ignorato dagli switch. Quindi nello switch C questa porta verrà completamente disattivata. Solo nel caso in cui avvenga un failover su questo cavo o su questo cavo, questa porta verrà riattivata in modo che la rete
ritorni a funzionare senza alcun intervento umano. Questo è possibile per l'appunto mediante questo protocollo STP. Se utilizziamo il protocollo standard STP, i tempi sono un pochino più lunghi, quindi questa cosa potrà avvenire, diciamo, indicativamente sui 30 secondi. Addirittura nel nuovo standard RSTP parliamo in media di un secondo addirittura, quindi è assolutamente immediato. Questo è l'STP, lo Spanning Tree Protocol. Oltre a questa funzionalità, negli switch management abbiamo altre funzionalità, in realtà ne abbiamo tantissime, però le, diciamo, le più frequenti e quelle che ci tenevo a spiegarvi sono l'STP, ma non solo, anche il LACP, quindi LACP, Link Aggregation Control Protocol. Ok, a cosa serve? Serve a raggruppare virtualmente più porte per creare uno un'aggregazione di banda, quindi ampliare la banda disponibile, due per rendere il cavo anche ridondante. Quindi ad esempio ipotizziamo che andiamo a collegare il nostro switch A e il nostro switch B con due cavi, utilizzando il protocollo LACP riusciamo a raggruppare questi due cavi come se fosse un cavo unico, un po' come si fa con il NIC Teaming su Windows Server, poi non ve l'ho fatto mai vedere, se vi interessa ci faccio un video. Quindi noi ipotizziamo che questo cavo sia da 1 giga e questo da 1 giga, avremo quindi 2 giga di larghezza di banda in questo caso. I due switch vedranno il cavo come se fosse un unico cavo. Quindi non solo andremo a ampliare la banda disponibile, ma in caso di rottura di uno dei due cavi, il collegamento sarà comunque effettivo. Nel caso in cui si rompano entrambi, comunque sia, l'STP ci permette di avere comunque una ridondanza, quindi dovremmo avere una rottura sia fisica dei due cavi, ok? Ma comunque continueremo a avere la rete funzionante. Se se ne rompe un altro ancora, logicamente la rete va giù, ma sareste dovuti intervenire ovviamente prima. Un'ultima cosa di cui vi voglio parlare è il loop protection. Nel caso in cui uno switch non abbia il protocollo STP, disponibile, quindi se colleghiamo una porta uno switch normale, potremo abilitare una funzionalità chiamata loop protection. Praticamente, se noi provassimo a collegare fisicamente due porte insieme con un cavo, il loop protection andrebbe a disabilitare una di queste due porte dal momento in cui si rende conto che c'è un loop tra di esse. Spero di avervi fatto capire più o meno i concetti, poi magari vedremo in un video dedicato, come vi dicevo, che stavo appunto registrando, come si configura lo switch, e in un video andremo proprio fisicamente a collegare diversi switch tra loro, vediamo come funziona l'STP e vediamo anche praticamente anche le VLAN che vi ho spiegato solo teoricamente come ora in un link dedicato. Vi lascio il link qui sopra se non avete visto il video. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, mi raccomando attivate la campanellina. Ciao, alla prossima!